Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera, ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Influenza, 6 pazienti ricoverati, rianimazione a Montebelluna. Sotto pressione per questa ondata infettiva, il reparto diretto dal dottor Andrea Bianchin, che negli ultimi 8 giorni ha visto ricoverati appunto 6 pazienti con gravissima insufficienza respiratoria da influenza. Sono malati con età dai 42 ai 75 anni, sia con patologie croniche ma anche senza particolari fattori di rischio. Nessuna di queste persone ricoverate risulta vaccinata per l'influenza stagionale, nemmeno quelle appartenenti alle categorie a rischio, quindi diabete, tumore, età superiore a 65 anni, eccetera. La cittadina di Pederobba è insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della medaglia d'oro al valor civile per gli eventi accaduti nella Prima Guerra Mondiale. Ha commentato questa importante notizia per tutta la nostra provincia il governatore del Veneto, Luca Zaia. Io vi rimando però al nostro articolo di approfondimento su Notizie Plus per le sue dichiarazioni, articolo che potete leggere cliccando sul link che vedete in descrizione della news sotto il video del notiziario. Parlando sempre di politica, il presidente della regione, lo stesso presidente Zaia, appunto, ha commentato il passaggio della conferenza stampa della premier Giorgia Meloni, nella quale ella ha fatto riferimento in maniera inequivocabilmente positiva alle riforme, segnatamente a quella dell'autonomia. Ringrazio la presidente Meloni, ha detto Zaia, per il riferimento chiaro, diretto e inequivocabile all'autonomia, letta con eccezionale lucidità nella sua caratteristica portata. L'autonomia, sottolinea Zaia, non è togliere una regione per dare un'altra, ma dare a ogni regione un'occasione storica per un'assunzione di responsabilità diretta, cominciando a gestire con oculatezza e senza sprechi le proprie risorse e potendo così legittimamente puntare a gestire direttamente nuove competenze. Poi concluso il governatore, sottolineando che con questo intervento la premier Meloni ha spazzato via mesi, anzi anni, di letture nebulose e interessate come il concetto inusitato di secessione dei ricchi. Il primo appuntamento dell'anno nuovo con il Giovedì della Cultura è dedicato al centenario dell'Aeronautica Militare Italiana. Ospite d'eccezione, non questa sera, ma esattamente giovedì prossimo, 11 gennaio alle ore 18 a Cade ai Carraresi, sarà il colonnello pilota Emanuele Chiadroni, che è il comandante del 51esimo storno di Istrani. Anche qui io vi rimando al nostro articolo dedicato su Notizie Plus, riparto di giovedì della cultura, c'è il comandante del 51esimo storno. E con questa news chiudiamo il nostro TG Plus News di Treviso. Io vi ricordo però, come sempre, che potete ricevere gratis tutti i nostri contenuti, soltanto quelli che preferite voi, direttamente nel vostro smartphone, mediante l'app TG Plus.